siamo di nuovo qui per la terza giornata Uniligue al Marca, centro sportivo di Cosenza. Siamo in compagnia di Enrico De Rose della squadra Egos. Hanno vinto tutte, avete vinto tutte e due le partite, esatto, giusto? Esatto, abbiamo vinto tutte e due le partite. Siamo felicissimi di partecipare a questo torneo. Oggi eravamo parecchio rimaneggiati e nonostante le assenze del mister Molinario arrivano i nostri saluti da parte di tutta la squadra, mancava il nostro leader Attilio D'Elia, mancava Silvio Spinelli, nonostante ciò siamo riusciti a fare una buona prestazione e a mettere quasi in cassaforte la qualificazione. Noi siamo un gruppo di ragazzi che amiamo il calcio, giochiamo in maniera diciamo. Ma quali pensi siano state le vostre calci vincenti? Le nostre calci vincenti sicuramente lo spirito di gruppo e la voglia di divertirci. Lo spirito di gruppo grazie al nostro mister, ripeto, che per noi è davvero una persona molto importante, molto leale, il quale ci ha dato la possibilità di crescere come gruppo e noi siamo felicissimi di far parte di questa società chiamata Egos. Quindi giocavate già da prima del torneo, eravate già una squadra compatta ancora prima di iniziare. Sì, abbiamo avuto la possibilità di partecipare quest'anno a un torneo aziendale, siamo arrivati alle finali playoff per finita, ma il nostro spirito è sempre stato quello di partecipare cercando di vincere con umiltà e con i valori del calcio. Noi siamo qui, ci divertiamo, i nostri complimenti, chiudo perché non mi voglio dilungare, vanno ad Alessandro Lorè, ad Andrea Pirri che sono riusciti a portare qui una realtà che parte da Milano, una realtà fantastica. E Cosenza, vabbè, anche alle hostess che fanno un bel lavoro, diciamolo. Cosenza merita queste cose perché è una città molto emancipata e questo è un progetto che secondo me alla lunga riuscirà a dare tante soddisfazioni. Ascoltami, la terza partita vi giocate tutto, assi nella manica? Assi nella manica è sempre lo stesso, voglio divertirci e cercare di fare gruppo sempre, non importa vincere per forza, il nostro spirito è quello di partecipare e di dare il meglio in tempo, perché siamo un gruppo di amici, le squadre di calcio giocano in serie. Vi faccio un grande in bocca al lupo per la prossima sfida.